Benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica della End Review durante questo IPO 15 e direi che la nostra rubrica ospita davvero un giocatore eccezionale che naturalmente non ha bisogno di presentazioni. Direi che è un onore per la nostra End Review ospitare Max Pescatori. Buonasera Max. Ciao Rui, come stai? Tutto bene, tu? Mi piacciono i colori scelti, vedo il rosso, il nero e il bianco, mi sembrano i colori perfetti. Non sono scelti a caso. Allora, commentiamo una mano che si è giocata proprio in questo day 1A del nostro IPO, livelli 200-400 ante 50, tra due giocatori che conosci molto bene, perché si tratta di Mario Perati e Riccardo Lacchinelli. Come detto, bui 200-400 in posizione di middle position, Perati decide di rilanciare a 900. Perati parte con 38.000. Cugino di Mohamed Perati. Perché? Il suo nome è Mohamed. Perfetto. Giuro, non sapevo che si chiamasse Mario. Benissimo. A 900 sul bui 200-400, lui gioca con 38.000. Lacchinelli posizione subito dopo con 160.000, chip leader del IPO in questo momento, rilancia 2005. Folda piccolo buio, folda tutto il tavolo, folda piccolo, folda grande buio e decide di chiamare Perati, quindi in gioco loro due. Lui non folda mai, quindi giusto, chiama. Per il momento come puoi giudicare l'action pre-flop? Secondo te in middle position questa apertura di Perati che cosa può rappresentare? Veramente difficile, perché comunque sono due giocatori che Ricky quando ha tante fish apre ancora di più il suo range. Mohamed o Mario, come lo vuoi chiamare, è comunque un giocatore che non ha paura né di resare con qualsiasi cosa né di collare in caso viene gli fanno una 3-bet, quindi veramente è difficile sapere quello che hanno. E il rilancio di Lacchinelli, quindi anche questo è difficilmente prevedibile, può non avere un mostro, anche se in quella posizione? È perché comunque Ricky sa che Perati apre spesso light, quindi possono avere veramente qualsiasi cosa. È ovvio che non aspetto Ricky di farmi vedere 7-9 offsuit, però può avere tranquillamente Jack 10 suited. Andiamo allora con il flop, grazie alla nostra Carolina. E flop, come si dice in questi casi, è parecchio coordinato, perché 7-8, 10 di cuori, registriamo il double check. Ecco, a questo punto il tuo commento quale può essere? Entrambi hanno paura? Qualcuno nasconde qualcosa? Ma generalmente un double check dipende almeno quanto riguarda il check di seconda di Riccardo. È difficile che lui abbia l'asso di cuori, per esempio. Quindi se ha tribettato con asso donna, con l'asso di cuori di solito lì si punta. Potrebbe avere due donne nere oppure addirittura un buon colore. Detto questo, potrebbe anche essere un, cioè se tu hai SOK è un give up o quasi. Per quanto riguarda invece il check di Perati che non va in continuation bet, è normale con questo flop? Beh sì, perché è stato tribettato, quindi comunque non donk betta, quindi è abbastanza normale, quindi può avere ancora qualsiasi cosa. Possiamo andare con il turn, quindi magari capiremo qualcosa di più. Cade una donna di fiori, a questo punto c'è la puntata da parte di Perati, 2005, e il call di Lacchinelli. A questo punto com'è la situazione? Ma Ricky potrebbe avere un K donna o asso donna senza l'asso di cuori e senza la donna di cuori. Potrebbe anche avere la donna di cuori obiettivamente, perché non vuole, con asso donna nel flop non voleva essere check raisato, poi non sa nemmeno se la donna di cuori sia buona. E Perati può avere qualsiasi cosa, generalmente avendo giocato così Ricky è giusto puntare turn con quasi qualsiasi cosa, proprio per mettere pressione, per vedere se il tuo avversario non ha asso K nero. Diciamo che quella di Perati è la classica puntata esplorativa. Sì, perché appunto, cioè, può essere avanti con veramente un miliardo di carte, quindi è giusto puntare, poi punta comunque relativamente poco, un terzo del piatto quasi, quindi. Andiamo con il river.
c'è il 10 di picche e a questo punto Perati cecca dichiarando mi sento buono, cecca anche Lacchinelli. Chi aveva più paura dei due qua? Allora, una bella domanda. Allora, Ricky può anche cercare con Asso Donna, perché ovviamente con quel board lì il 10 si accoppia, tanto non è difficile che ti paga qualsiasi cosa. Perati dice sempre un sacco di cazzate, quindi può probabilmente avere un 8, magari un 8-9, qualcosa del genere. Mostra le carte prima Lacchinelli, che mostra... No, no, queste sono le carte di Perati. Ah, vedi che avevo 8-9, te l'ho detto. Le carte di Lacchinelli sono KK. E queste non sono, queste non sono mostrate, queste non sono carte mostrate. Soltanto i KK sono stati mostrati a Lacchinelli. A questo punto Perati no, nemmeno dichiarate. Non sappiamo se sono in realtà 8-9, è un'ipotesi che abbiamo fatto noi. Lui ha muccato. Però è quello che ho detto io, quindi ci sta benissimo, perché lì può avere 8-9 perché dichiara quello, non viene in continuation, non fa la donk bet perché comunque tre cuori, poi ovviamente fa una puntata perché ha un open-ended coppia, può essere buono. Ricky giustamente chiama e basta. È un board talmente difficile che se... scherzosamente Perati alla fine le mano dice avevo jack jack o il jack di cuori, però lo ha detto davvero in maniera scherzosa, questo bisogna premetterlo. Perciò lui mucca quando vede KK. Ti faccio una domanda, se Lacchinelli avesse puntato al river e Perati fosse andato sopra, che cosa avrebbe dovuto fare Lacchinelli? Forse per questo che non l'ha puntato. No, però non è veramente difficile che succeda un... perché è più probabile quasi che ce l'abbia Ricky una mano forte che Perati. Perati. Quindi perché magari può avere veramente il natti cuori e aspetta Perati che punta ancora al river per poi... È molto più difficile che Perati punta turn, viene chiamato e poi fa un check raise che... con Ricky che più di KK faceva vedere l'asso donna senza l'asso di cuore, che è un po' la stessa cosa. Quindi ti faccio l'ultima domanda, la stessa mano diciamo con due giocatori non skillati come i due che abbiamo citato, che sono due professionisti, secondo te come sarebbe andata a finire? Cioè KK avrebbe spinto di più in questa mano con questo tipo di board? Sì, perché spesso i giocatori diciamo meno creativi o più basic cosa hanno? Hanno paura di quel board, quindi cercano di proteggere al massimo il KK facendo delle grosse puntate. E quindi sì, se fosse stato un altro probabilmente avrei visto 5.000 al flop, resto al turn o qualcosa del genere. In questo caso magari avrebbero preso di più. Dipende che cosa aveva Perati, se aveva 8-9 poteva fare, sì, puntare, però è difficile anche perché con 8-9 nero puoi chiamare flop e poi passi turn, quindi sì, avrebbe preso qualcosina in più. Alla fine questo lo facciamo sempre, anche se in questo caso non è simpatico, perché si tratta di due grandi colleghi oltre che amici. Se devi dare una valutazione alla mano dei due, secondo te chi l'ha giocata meglio? Al di là del fatto che alla fine il piatto l'abbia vinto Lacchinelli. Ma non so che cosa aveva Perati, quindi... No. Non poteva mai far foldare i K a Lacchinelli? No, no, in quel board lì no, quindi... Diciamo che sono stati abbastanza tutti e due conservativi, anche perché probabilmente al tavolo hanno già individuato qualche giocatore inferiore, quindi vorranno aspettare, giocare più contro di loro che contro se stessi. Come dicevano i Rounders, non è che quando vedi il Discovery Channel vedi i leoni che si mangiano uno con l'altro, quindi stessa cosa. Con questa massima di Max Pescatore, lo ringraziamo, lo salutiamo, grazie Max. Ciao Ruio. E appuntamento alla prossima Hand Review, sempre durante IPO 15.